Secondo un sondaggio commissionato da Confindustria Cremona, è risultato che tra il 2019 e il 2020, rispetto all'andamento dei ricavi, il 5% delle aziende ha subito una diminuzione di oltre il 50%, solo l'1% ha registrato una crescita del 50%. 140 imprese su 450 realtà associate hanno risposto al survey. Abbiamo avuto delle fasce consistenti di popolazione e aziende che hanno riscontrato una perdita tra il 21 e il 50% quindi dell'andamento, quindi il 2020 è stato veramente un anno horribilis, poi qualcuna che invece nonostante tutto ha tenuto. Rispetto allo smart working, il 60% delle imprese contattate non ha utilizzato questa formula. Evidente riferimento al fatto che sicuramente è stato utilizzato, ma molto meno del previsto, per due ordini di ragioni. Uno, perché comunque la prevalenza di aziende manifatturiere, quindi è più difficile svolgere a distanza delle funzioni operative anche manuali. E gioco forza perché il concetto di smart working cui si fa riferimento non è quello vero di smart working che dovrebbe essere inteso, ma più un ricorso a questa forma, quindi da casa, quindi da lontano, per una motivazione di natura emergenziale. Quanto invece al ricorso a nuove risorse finanziarie, il 62% delle aziende ha risposto al sondaggio che conterà di farne ricorso nel 2021. Interessante il tema degli investimenti. Solo un 28% delle aziende non immagina di procedere a investimenti nel 2021. Un 33% immagina di utilizzarle e un 39% si immagina di fare investimenti addirittura sul tema del piano transizione 4.0, quindi sul tema delle nuove tecnologie, e questo credo che sia un dato interessante. Infine, sul blocco dei licenziamenti, l'82% delle imprese non prevede alcun intervento. Sulle aspettative di ripresa c'è una generale fiducia per la seconda parte dell'anno.